Casa di Amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Buongiorno, bentrovati amici di A Casa di Amici, eccolo qua. Insomma, canale 14 del digitale terrestre, Radio Roma Television. È un giorno che termina questa lunga settimana di caldo. Io non so se voi avete dormito, io praticamente non ho proprio chiuso occhio questa notte per il caldo che ha fatto. Un buongiorno anche alle Charlie's Angels, che vedo abbastanza sconvolto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma come state? Come Ma state? Benissimo, benissimo, benissimo. Ah, avete dormito? No. Giulia, no. Comincia a far caldo, comincia a far caldo. Devo dire che comincia a fare caldo. Sì, ma i condizionatori fanno male però. Vero. Attenzione, l'aria condizionata fa... Beh, nemmeno possiamo morire di caldo. No, fuori. Anche questo è vero, però l'aria condizionata, insomma, bisogna stare attenti a usarla, a usarla con un'attenzione e parsimonia. A proposito, per quanto riguarda anche i consumi, insomma, cerchiamo di essere abbastanza green, no? Green, finché possiamo, green. Vabbè. Allora, possiamo anche partire, dottoressa sì, Giulia? Certo. Bene. È il 174esimo giorno dell'anno. Mm. Oggi la Chiesa ricorda santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco, sempre più complicati. Sì, sì. Il sole è sorto alle 5.32 e tramonterà alle 20.48. La luna questa sera sarà crescente e illuminata al 20.2%. E aumenta sempre più. Eh sì, crescente. Mm-hmm. Crescente anche crescente. Oggi? Sì, sì, sì. Oggi è la giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite e noi lo volevamo ovviamente ricordare ed approfondire. È il momento in cui si celebra il ruolo vitale dei servizi pubblici nel plasmare il nostro mondo. È un'occasione per riconoscere i sacrifici e l'impegno di coloro che lavorano instancabilmente per fornire servizi essenziali a tutti noi. L'istruzione che ci apre le porte al sapere, la sanità che ci tiene in salute, l'energia che alimenta le nostre vite, solo per citarne alcuni ovviamente. Mm-hmm. Mm-hmm. Proseguiamo con i fatti del giorno. Vai. Volete sapere cosa è successo esattamente 155 anni fa? Cosa è successo? Vediamo se me lo ricordo. Diciamo il tema, che tema? Un po'. Comunicazione. Vai. Attenzione. Fu brevettata la macchina da scrivere. Attenzione. Maurizio c'era. Io c'ero. Era il dopo del telegrafo. Sì, io c'ero. Sì. Eccola. Ma che meraviglia. Ragazzi, guardate che bello. Ma che meraviglia. Avete visto per caso? Vi è capitato di vedere in programma su Rai, credo che sia stato mandato in onda, il programma su Olivetti? Cioè, no, non so, però lo vado a cercare, lo dovete adesso vedere. Assolutamente. Lo dovete vedere perché è molto bello, molto bello. Questo film che la Rai in qualche modo ha dedicato a questo straordinario imprenditore italiano, Olivetti. Cioè, tutta la storia della macchina da scrivere. Sai che io ce l'ho un Olivetti a casa, era di mio nonno. Bellissima. Bella storia. Un bel repertorio. Invece, sì. 129 anni fa, quindi nel 1894, viene fondato il CIO, ovvero il Comitato Olimpico Internazionale per l'organizzazione delle prime Olimpiadi, esatto, dell'era moderna. Ah, e ovviamente vedi? Volevamo ricordarlo. Sì, sì. Quindi le Olimpiadi. Che giovanotti, Maurizio, tu sei sotto il tavolo? Sì, è lui sotto il tavolo, ecco, vedi? Sì, è lui. Sì. Si vede un po' la barbetta bianca. Sì. Anche lì c'ero. E poi proseguiamo con la musica, perché nel 1979 attenzione, in classifica c'era De André dal vivo. Attenzione, Faber. Ricordiamo che poi all'interno dell'album c'è un brano che. Ragazzi, Bocca di Rosa. Ce l'abbiamo. Questa la canzone che dedichiamo a Maurizio. Sì. Come no? Vai. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso di la funesta delle cagnette. Cose belle, il grande De André, insomma, poeta contemporaneo, anche, cioè, sono stato, esatto, un poeta straordinario, insomma, con canzoni meravigliose, che ha aperto una strada enorme a livello cantautorale e non solo per quanto riguarda la parte ligure, insomma, ai cantautori liguri, ma insomma ha aperto gran parte del cantautorato italiano, insomma. Bene. Grande Faber.
Continuiamo invece con il cinema, perché il 23 giugno del 1989 debutta Batman al cinema, quello con Tim Burton, cioè interpretato da Jack Nicholson. Il sì. film era proprio quello di Tim Burton. E c'è Michael Keaton esatto. che faceva Batman. Vabbè, in realtà poi c'è con stato... le musiche di Prince anche. C'è stato un momento in cui non sapevano se scegliere Maurizio o lui. Poi no, alla fine non mi ha vinto hanno scelto lui per la barba. E infatti lo stavo per finendo quello il concetto. Comunque c'è la pellicola, vi do questa informazione, sì. la pellicola è costata 48 milioni di dollari. Ah. Niente. Niente, la robetta. Niente. Vediamo un po', c'è il trailer. Ma non dovevi puntare la pistola sul ragazzino, non dovevi puntare. Ma vuoi la tua parte di questi o no? Allora sta zitto. Sta zitto. Sì, straordinario. Qual è il Batman che vi è piaciuto di più? Vediamo un po'. Il primo. Questo? Sì. Con Michael Keaton? Sì. Beh, dopo c'è stata un'evoluzione. Ma i primi secondo me sono sempre le cose migliori. Ma poi ognuno per un'epoca diversa. Brava. No? Quindi... No, ma l'attore che più ha, secondo voi, ha impersonato meglio, diciamo, la figura. Il primo, il resto della mia. Michael Keaton. Diverso, secondo me sono proprio due personalità diverse e due Christian Bale, per esempio, o Ben Affleck, insomma. No, troppo. Beh, pure Ben Affleck. No, rimango attaccata alla tradizione. Cioè, Michael Keaton per voi è stato il miglior Batman? Secondo me okay, sì. Ok, bene. Allora, attenzione perché ci sono gli ultimi due fatti, vi rubo veramente pochissimi secondi. Debutta il Nintendo 64 il 23 giugno del 1996, quindi 27 anni fa, proprio Eccolo! Quando sono nata io. Io non ci ho mai giocato. In Giappone. Ha detto? Come non ci hai mai giocato? Io non ci ho mai giocato. Vabbè, perché era troppo tardi, capito? Già erano... Non ti prende, non ti attrae, non ti attrae. No, zero. Per ma vabbè, andiamo avanti. Sera. Passiamo al resto perché visto che oggi si parla di maturità in questi giorni, insomma, sappiamo che è protagonista indiscussa. Nel 23 giugno del 1999 cosa è successo? 500.000 di studenti inaugura la nuova maturità prevista dalla riforma del ministro Luigi Berlinguer. La prima prova è appunto lo scritto d'italiano. Ecco, abbiamo finito? Abbiamo finito. Certo. Abbiamo finito, allora ci abbiamo in collegamento il nostro direttore Claudio Michalizio per le news. Vediamo un po' se riusciamo ad avere. Direttore, buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, perdonate sempre questo sfondo che fa tanto sequestrato, però insomma rende un po' l'idea di come si lavora qui a Radio Roma Television. Buongiorno a tutti. Allora, nei pochi secondi di ossigeno che ho a disposizione per raccontare notizie in primo piano, dobbiamo partire purtroppo dall'epilogo drammatico del sottomarino Titan. Ne abbiamo parlato tante volte, tutti i mezzi di comunicazione, perché era inevitabilmente una storia che si prestava ad essere raccontata. L'epilogo, lo sapete, è arrivato attraverso la conferma che il sottomarino di fatto è imploso, quindi non avrebbe retto alla pressione dell'oceano e dunque le persone a bordo sono tutte decedute, 5 facoltosi turisti del mare che avevano noleggiato quel sottomarino per poter andare a esplorare da vicino i resti del Titanic. Ci sono però delle polemiche. Intanto i familiari delle vittime che dicono: attenzione, l'allarme è stato dato troppo tardi, ci si poteva attivare per iniziare subito le ricerche del sottomarino. Ma la notizia che forse è destinata ad avere più clamore è che la Marina americana ha annunciato ieri che si era accorta dell'esplosione, o meglio dell'implosione del sottomarino, già poche ore dopo la scomparsa, e però avrebbe rivelato questa notizia soltanto quando ieri i familiari delle vittime avevano ufficialmente dichiarato di aver perso tutte le speranze. Le altre notizie in primo piano, partiamo naturalmente dai temi della politica italiana. È arrivato un primo via libera nell'iter parlamentare per l'approvazione da parte del nostro paese del MES, anche di questo si sente molto parlare. Il MES è una sigla, un acronimo che indica un particolare meccanismo che dovrebbe permettere ai paesi che sono molto indebitati, pensate all'Italia per esempio, di accedere con maggior facilità ai finanziamenti che vengono
recuperati dai mercati finanziari quando si dice ai risparmiatori di acquistare i BOT, i CCT, okay? Che sono uno strumento per finanziare da questo punto di vista le spese del paese. È arrivato il via libera senza però i voti della maggioranza, che sarebbe contraria rispetto a questo provvedimento, che infatti è stato varato da un precedente governo. Bisogna andare al governo Berlusconi, che era in carica nel 2011, quando iniziarono le tempeste dei mercati finanziari che portarono poi al fallimento della Grecia. L'Italia decise di aderire a questo provvedimento, che però a quanto pare oggi non piace a Lega e Fratelli d'Italia, che sapete rappresentano la maggioranza di governo. Chiudo con un cenno alle previsioni del tempo, perché siamo in prossimità di un weekend e le previsioni parlano di possibili temporali in arrivo anche al centro Italia, in particolare nel Lazio, in Abruzzo e nelle Marche. Questa notizia naturalmente potrebbe dare un po' di sollievo, un po' di refrigerio dopo giornate roventi dal punto di vista del clima. Ovviamente c'è preoccupazione, perché la storia recente ci insegna che ogni volta che ci sono cambi così repentini di clima e di meteo, ci sono anche piogge molto forti. Speriamo ovviamente di non dovervi raccontare anche i danni provocati da questo cambiamento delle condizioni climatiche. Direi che per il momento è tutto, io vi ricedo la linea. Grazie al direttore Claudio Michalizio, grazie e buon weekend. Ovviamente noi ci sentiamo lunedì. Per quanto riguarda poi il meteo, oggi avremo anche Peppe Cariti che ci dirà probabilmente le stesse notizie, speriamo insomma con più, un po' più tranquille, va, perché Claudio è stato, e non c'ha tutti i torti, perché sai, quando poi avviene un caldo così tutto insieme, chiaramente il clima si carica di tensione e quindi poi può succedere appunto che le piogge poi siano più gravi del previsto. Quindi magari più tardi avremo Peppe Cariti per chiedere appunto queste notizie. Il MES mi sembra un po' quella storia dell'ortolano. E qui mi fermo, insomma. È meglio fermarsi qua, credo, no? Allora, diamo linea a Daniele, che salutiamo, ovviamente oggi non c'è Matteo. È all'ortolano. E ci ritroviamo tra un po', grazie. A casa di amici, il salotto di Radio Roma, con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma, con Maurizio Martinelli. 10 e 14, che succede con 10 e 14? Giulia, basta ripeterlo. Insomma, dai, 10 e 14, va bene. 10 14. Che pazienza, se lo dici porta sfortuna. Non ce li possiamo poi giocare più, ragazzi. Pertanto ormai lo sa mezzo milione di persone. Allora, ci sono i compleanni. Vogliamo partire con i compleanni o con il segno del giorno? Allora, partiamo con il segno, va? Dai. Allora, oggi il segno fortunato è per la Vergine. Quindi, Vergine, siamo con te. Di nuovo, perché ricordiamo sempre che può capitare che anche se in diversi giorni capiti lo stesso segno fortunato. Beh, la Vergine è fortunata, quando abbiamo iniziato diverse volte. Esatto. La Vergine è fortunata. La Luna entra nel vostro segno e vi mette a disposizione quella sensibilità particolare che si sostituisce al ragionamento, perché è più rapida e precisa. Oggi avete fiuto per le situazioni, ne cogliete le potenzialità ed eventuali insidie prima ancora che si manifestino. La configurazione vi fa dono di un'energia molto particolare, grazie alla quale potrete superare dei blocchi in amore senza bisogno di spiegare niente. Affidatevi alla passione, mantra del giorno: l'istinto sa ben prima di capire. Quindi però date retta all'istinto, non fate come Maurizio in questo momento, capito? Beh, istinto. Andiamo ai compleanni oggi, così di corsa un chi po'. Chi c'è? Allora partiamo con il calcio. 23 Zinedine Zidane. Attenzione. Buon compleanno e tanti auguri. Ti ricordi la canzone? Quale? Quella che ha fatto il giro dei telefonini di una esatto, volta. Esatto. Allora, io non so qual è la canzone, insomma, questo è stato un grande campione di calcio. Sì, assolutamente. È stato un grandissimo campione, tecnica eccezionale, gran bel giocatore. Quindi, tra l'altro, il suo comportamento ci ha anche aiutato a vincere un mondiale. La canzoncina è stata fatta proprio era, fatta, solo, era solo, stata solo. Fatta apposta era. E era diventata una suoneria, perché all'epoca c'erano le suonerie del telefonino tu inviavi praticamente un codice, loro ti spendevi chissà che 150 cosa gli ha detto euro Materazzi. In una suoneria chissà che Materazzi cosa è caduto. No, andiamo avanti. Ho detto chissà che cosa gli ha detto Materazzi per avere questa reazione, insomma, vabbè.
Non entriamo troppo nel merito. Quanti anni compie? Allora, te lo dico tra pochissimo. Okay, vabbè, nel frattempo, però, oggi ti dico che invece è una donna, però insomma si può dire perché è giovanissima, oltre che molto bella, e soprattutto la sua storia mi ha colpito tantissimo. Lei è un'ex nuotatrice italiana, ha iniziato la carriera nelle specialità del dorso e dei misti, Alessia Filippi. Ah, come no? Tanti auguri di buon compleanno e ripeto, insomma, andate a leggere anche la sua storia perché è veramente molto toccante. 36 anni, lo si può dire perché è veramente molto molto giovane e anche molto bella. Allora passiamo a uno dei miei scrittori preferiti, Fabio Volo. Allora lui crea storie secondo me veramente geniali, oltre ad essere insomma poi anche fautore della sua trasmissione a Radio DJ al mattino. Quindi lui intanto è Fabio Luigi Bonetti e oggi compie 51 anni. Permettetemi di dire, complimenti, brava, un altro bel manzo anche oggi ci è andata bene, insomma se li tiene molto bene, complimenti, molto bene, molto bene, questa è la cultura, ma sei più bello tu Maurizio, dai su, questa però, è la cultura, insomma, conduttore, che lo mantiene fresco, è lui, certo. Sì. Conduttore radiofonico, televisivo, sceneggiatore, doppiatore italiano, scrittore, attore, ragazzi veramente chi più ne ha più ne metta, tanti auguri a Fabio. Veramente, veramente, veramente. Va bene. Allora io passerei a questo punto, se tu sei d'accordo, alle curiosità. Abbiamo finito i compleanni? Abbiamo finito i compleanni. Beh, non è tanta oggi. Gente. Insomma. Oggi no, oggi è stata una un po' più blanda come compleanni. Allora queste curiosità. Diciamo che io partirei in realtà con un discorso molto più serioso, un po' più giornalistico rispetto alla leggerezza che spesso trattiamo, perché parliamo di monopattini, di ciclisti, parliamo insomma di strade, di codice della strada. Allora inizierei subito a parlare del nuovo codice per quanto riguarda i monopattini, perché arrivano norme anche per loro. C'è questa proposta, dai, c'è questa proposta, vediamo. Con l'obbligo di targa, assicurazione, casco, e per chi circola senza assicurazione è prevista una sanzione da 100 a 400 euro, mentre per chiunque circoli con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote viene applicata una multa da 200 ad 800 euro. Quindi state attenti su sti monopattini che vabbè fate veloce però calma. Previsto inoltre un divieto generalizzato di sosta nei monopattini sui marciapiedi. Mi sembra giusto. Giusto, perché sennò siamo invasi dai marciapiedi e dai monopattini, non si cammina più. E i monopattini elettrici noleggiati nelle città italiane dovranno essere dotati di un meccanismo che li blocchi se escono dalle aree consentite. E il casco è obbligatorio anche per i minorenni, quindi mi raccomando. Andiamo con i ciclisti. Allora, più garanzie per i ciclisti per quanto riguarda questo periodo, verranno protetti soprattutto in caso di sorpassi. I conducenti dei veicoli a motore dovranno infatti tenere una distanza di un metro e mezzo dalle biciclette durante il sorpasso, dove le condizioni della strada lo possano consentire. Io faccio una preghiera però, perché io sono sia ciclista, che mi piace la mountain bike, vado alcune volte in strada. Ma vi dovete attaccare più sulla destra. Bravissima, bravissima, ma sono anche un automobilista, quindi una preghiera che faccio a tutti coloro che insomma amano questo splendido sport come il ciclismo, di tenere più che potete la destra, perché non è che poi quando vi mettete lì in fila e fate i sorpassi e altre cose, noi dobbiamo stare lì, anche perché adesso se poi sarà barata gli insulti, insomma, e verrà decisa questa legge, insomma a un metro e mezzo calcolando la larghezza della strada, insomma, diventa un po' anche difficoltoso sorpassare poi eventualmente questa fila che voi ciclisti insomma in qualche modo fate, quindi attenzione da entrambe le parti, insomma è un dare e avere come nella vita, insomma, ecco. Infatti, rispetto per tutti e due, distanziamento laterale adeguato, mi raccomando, mi raccomando, attenzione che ci sono anche delle cose molto molto che riguardano l'alcol e quant'altro in questa proposta di legge, esatto. Quindi quella è importante, cioè attenzione a bere perché poi diventa problematica la storia, quindi alternatevi, non si beve davvero mentre si guida, non si può più bere neanche un bicchiere, non si può più fare niente. Sospensione della patente, c'è la sospensione, c'è il ritiro dell'autovettura, c'è una multa importante e non solo per le droghe, anche per quanto, e soprattutto chi è tra l'altro recidivo in qualche modo per quanto riguarda i stupefacenti. C'è anche il leggevo stamattina per quanto riguarda i cellulari, c'è ci sono delle sanzioni importanti per quanto riguarda i cellulari. Ragazzi, in macchina bisogna stare attenti, c'è poco da fare, cioè bisogna stare attenti. Il cellulare lo mettete da una parte, lo collegate al Bluetooth, ormai tutte le autovetture sono dotate di Bluetooth, se vi telefonano rispondete, ma
toglietevi proprio dalla mente di stare sui social e di rispondere su WhatsApp, perché non si può più. Bisogna dare, secondo me, bisogna anche perché dare avete una, responsabilità una, della vostra vita, ma anche taglio, soprattutto quella degli altri. Sì. Quindi, mi raccomando. Quindi riassumendo, tutto ciò che potrebbe provocare incidentalità è ovviamente soggetto a sospensione della patente. Questo, esatto. Insomma, vabbè, l'ultima parte è quella riguardo i limiti di velocità, perché insomma 130 km orari forse potrebbe essere preso in considerazione e aumentare. Sì. Io non è che sono proprio d'accordo. Allora, dipende da dove sei. Brava. Capito? Dipende da dove bravissimo. Sei. Perché io sono andato a vedere, scusa se ti ho interrotto, ma c'è una, mi sembra una ricerca che hanno fatto in Europa, dove in Germania per esempio non c'è il limite di velocità, o perlomeno non c'è su tutte le strade. Allora, nelle strade dove non c'è il limite di velocità, per assurdo, ci sono meno incidenti di dove ci sono i limiti di velocità. Allora, se è una questione psicologica, voglio dire, io non credo, però fatalità, questo dice la percentuale. Allora io credo che in autostrada, dove c'è un'autostrada che te lo permette a 3 o 4 corsie, limitare a 130 è veramente poco. Magari non dico di portarlo a 200 all'ora, ma magari portarlo a 150. Come sono d'accordo su delle strade di città e delle strade di provincia dove ci sono dei limiti che vanno rispettati. Io sarei anche più, come dire, propenso a magari ad abbassare addirittura in città, dove sono siamo tanti, 50, e dai. Non c'ha sì, e che poi non c'ha senso andare a 70-80 all'ora in città. Dove soprattutto vai? Nei centri abitati, 10 metri, a Roma ci sono 10 semafori, quindi attenzione. Dove vai? Meno male che stanno mettendo più dossi nei paesi, ti posso dire questo? E secondo me questo è un danno. Dipende. Perché ti abbiamo fai male? Un dibattitone, fateci sapere al 320-2393-833 che ne pensate. Secondo anche me i dossi non è che limitano la velocità, secondo me i dossi fanno più male, e te lo posso garantire, anche avendo molti amici che portano gli autobus, dove portare i passeggeri con i dossi diventa un po' un problema. Cioè, però cioè io penso siano stati fatti proprio per rallentare la velocità. È chiaro che se poi si va a tutta velocità sul dosso. Ma se tu magari metti, non lo so, magari degli autovelox in città, credo che risolvi più il problema mettendo 10.000 dossi che ogni volta con la macchina la distruggi e te distruggi pure. Vedremo della cosa succederà. Cioè, insomma. Con questa richiesta. Bisogna entrare con la testa nella cultura di un codice che fa parte della tua vita. Il codice civile è una cosa normale, tu ti comporti in una maniera che sei stato educato, e di conseguenza devi attenerti al codice della strada, punto. C'è poco da fare. Cioè, non è che ci vuole da bene, no. Ecco, questa era insomma una curiosità un po' più giornalistica. Ne abbiamo altre forse? Sì, sì, ne abbiamo altre più leggeri. Sì. Vai. Allora, attenzione, perché io oggi volevo parlarvi di una cosa che mi ha, come dire, ecco, afflitto sin dall'infanzia. Perché come sapete io sono molto molto piccola, insomma, no? Sì, vabbè, cioè, adesso bassina, non è che ci sono quasi minui a noi. Bassina piccola così, pensavamo vecchi. Vedete che comunque siete sempre maliziosi, pensate sempre a vero, male. Però una botte piccola c'è vino buono. Meno male che l'hai detto. Allora, salute, meglio essere alti o bassi? Quindi appena ho letto questa notizia ho detto, questa la voglio insomma raccontare. Tutti i vantaggi e svantaggi della statura, questo ovviamente secondo la scienza. Sì. Quindi vediamo. Ecco. Si dice anche altezza mezza bellezza, per rispondere a quanto hai detto tu precedentemente, dice questo proverbio. Così tutti i diversamente alti, come vengono definiti oggi, guardano con un po' di invidia le modelle gazzelle, madonna questo termine proprio, e i fusti dal metro e 80 in su, con le donne che si issano sui trampoli per recuperare gli uomini. Ti issi tu Maurizio? Che vuoi fare? Io sono piccolino. Aspetta, ecco, vedi tante volte uno è in punta di piedi. Hai figlio, ok? Che vuoi fare? E quindi insomma, ecco, quali sono i pro e i contro in definitiva? Dai ragazzi, scusate, non si può lavorare così. Ma che Giulia mi è crollata su tissi, non ce la potevo fare. A quelli alti come me, che pro c'è sta? Non c'è prova. Guarda che adesso ci arriviamo. Sentiamo cosa dice la scienza. L'altezza potrebbe essere un fattore di rischio non modificabile e non ancora riconosciuto per svariate condizioni che possono compromettere la salute. Come spiega il coordinatore dell'indagine
Raghavan, spero sì, di averlo è il cognome, spero di averlo pronunciato bene. Abbiamo trovato prove che l'altezza raggiunta da adulti può influenzare più di 100 tratti clinici. L'alta statura, per esempio, si associa alla neuropatia periferica, che è provocata da danni ai nervi delle estremità e alle infezioni cutanee, come le ulcere di gambi e di piedi. Quindi potrebbe la troppa altezza potrebbe essere troppa altezza. Io mi auguro di no, ragazzi, questo ovviamente è uno studio scientifico che non è ancora accertato. Cioè devi essere più alto di 2 metri. Diciamo adesso, che è più alto di me pure le formiche, quindi sì, insomma non c'è tanta differenza. Carissima Giulia, insomma, io sono 1,67, tante volte se c'è un po' di vento, sennò ti devi issare, dopo aver mandato la pubblicità, ti devi issare. Vabbè, spiegami che devo fare, vabbè. Issati, come andiamo noi in pubblicità, anche tu. Dai, sennò non la smettiamo più. Issati. Prego, sì, issati. Issati, nel frattempo ti issi. A casa di amici. Il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. 10:30, rientriamo in diretta. Tra un pochino poi avremo anche Peppe Cariti del Meteo Web per capire un po' che cosa ci aspetta questo weekend. Intanto salutiamo la dottoressa Danina De Vincentis, che è in collegamento con noi per parlare di questa rubrica straordinaria che in qualche sta avendo un tantissimo successo. È vero, buongiorno dottoressa. Sì. Complimenti. Buongiorno a voi. Se cattura l'attenzione vuol dire che c'è un argomento che è importante sviscerare, insomma. Ecco, io passo la parola a Giulia, che è un po' più professionale di me sotto questo aspetto. Danila, intanto bentornata. Bentrovati a voi. Coach, l'angolo del parent coach. Allora, la scorsa volta, ricordiamo i nostri amici che ci hanno seguito e quelli che non ci hanno ancora seguito, quindi andate a rivedere la replica, vi invito su radioroma.it, abbiamo parlato di etichette e pregiudizi e ci addentriamo quindi adesso in una tematica altrettanto importante, molto delicata, che è quella delle parole degli altri che ci condizionano, giusto Danila? Esatto, diciamo che le prime etichette dipendono proprio da quelli che ce le danno gli altri, no? Tu prima stavi dicendo della tua altezza, quindi quanto ti sei sentita bassa perché ti hanno trattato in un certo modo. Esatto. Ecco, diciamo che fondamentalmente poi le parole degli altri ci condizionano anche in base al ruolo e all'aspettativa, all'affetto che ci lega a questa persona. Quindi per esempio un genitore che dice sei stupido sicuramente ci farà sentire stupido per tantissimo tempo, perché è un giudizio tranciante sulla persona, mentre fondamentalmente dire guarda hai avuto un comportamento stupido, questo sicuramente è qualcosa su cui noi possiamo lavorare e su cui possiamo fare i conti. Quindi è fondamentale che noi stessi anche cerchiamo di capire se le parole che gli altri ci dicono hanno un reale valore, soprattutto nel tempo, e quindi andare a riattualizzare quelle parole rispetto a chi si è oggi. Cosa vuol dire riattualizzare? Beh, allora, rifacciamo l'esempio dello stupido. Se i miei genitori mi hanno dato dello stupido e io mi sono sentito stupido per tanto tempo, forse invece ha senso fermarmi e rendermi conto nella mia vita che io non sono stupido. Posso fare delle cose sbagliate come tutti, ma è ben diverso da sentirsi stupidi. Quindi riattualizzare vuol dire portare quelle parole che ci hanno fatto male nell'oggi, rivedere anche il giudizio che abbiamo sulle persone che le hanno date e di conseguenza attualizzarle a quello che siamo noi in questo momento. Pensa Danila che io avrei utilizzato un altro termine, cioè ricontestualizzare. Molto spesso questi termini vengono, come dire, confusi. Sbaglio? Guarda, in realtà riattualizzare rispetta proprio il fatto di far diventare nuova una cosa che non era, ok? Quindi non era reale o comunque prima veniva giudicata in un certo modo, oggi non lo è più o non lo è mai stato. Ricontestualizzare è quello che dovremmo fare praticamente tutti i giorni, nel senso che noi sicuramente prendiamo delle decisioni rispetto all'età, ai contesti sociali, alla vita lavorativa. Quindi cambiando uno di questi fattori potremo prendere decisioni diverse e quindi questo dobbiamo tenerlo a mente. Quindi quello che magari abbiamo deciso ieri, che ci sembrava giusto, era rispetto a quel contesto. Oggi, invece, rispetto a quello che è il nostro nuovo contesto, potremo prendere decisioni diverse.
Certo. Quindi in sostanza noi come ci dovremmo porre nei confronti di quelle parole che ci fanno quindi soffrire, che ci condizionano a prescindere da chi le dice? È difficile questa domanda. Ma diciamo che di base io credo che il discorso sia sempre lo stesso, cioè dobbiamo poi fare un dialogo interiore con noi stessi e capire quanto quelle parole siano vere e quanto dare peso a quelle parole, perché a volte noi diamo del peso a delle parole, a persone o a situazioni che forse non sono degne di nota e che ci toccano delle corde che sono scoperte e quindi siamo noi che dobbiamo andare a vedere quelle corde. E capire fondamentalmente come curare quelle ferite che abbiamo dentro. Quindi come reagiamo noi in sostanza? Dobbiamo stare attenti a questo, ci dobbiamo fare delle domande, giusto? Sì, dobbiamo chiederci sostanzialmente cosa non funziona in questa relazione, che quali sono le parole che ci fanno del male? Ci ricordano cose antiche? Ci ricordano persone che ce l'hanno detta in passato? Oppure ci ricordano situazioni dove non siamo stati a disagio? Quindi sicuramente riportare quello che viene dall'esterno nel nostro interno, farne tesoro, lavorarci sopra e trovare delle nostre risposte per poter poi avere nuovi comportamenti. Molto bene, Danila, io ti ringrazio come sempre, sei stata super esaustiva, grazie dei consigli perché questo ovviamente vale anche per noi, quindi abbiamo fatto anche l'esempio della tematica di cui parlavamo prima, quindi davvero grazie e approfondiremo ovviamente ancora di più questa tematica, giusto? Grazie mille a voi, sì assolutamente, io sono qui in qualunque momento, il mio sito è www.danieladevincentis.it dove trovate tutti i miei riferimenti e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Grazie mille Danila, un abbraccio. Un saluto anche a Maurizio Leonora, ciao, buona giornata. Grazie a Daniele De Vincenti, buon lavoro. È interessante, io ero lì ad ascoltare con molta attenzione. La Serve anche a noi poi, La eh? prossima volta io qualche domanda ce l'ho, eh? Attenzione, Bene. attenzione per la dottoressa Danila. Allora, ci sono delle curiosità Sì. anche Pensa in questo caso. interessanti, insomma. Noi Sì. ieri ci siamo divertiti. Ah, allora non vi Se... sono mancato, mi avete sostituito? No, ci abbiamo... No, allora, se... I ragazzi che curano ovviamente la mia piccola pagina social si sono divertiti a fare dei trailers tra quando c'eri tu e quando c'era poi Stefania Beninato su alcuni sketch che poi ci vengono Così, naturali spontanei. così ed è molto divertente. Mi sono riguardato, insomma, ho detto: ma quanto siamo scemi? Ah, no, Veramente siamo tanto, scemi. quello Tanti sempre. siamo. Vabbè. Sempre tanto, e ti Sì? dico anche che oltre a essere scemi, Sì? parliamo di barbe. Ah, bella, mi Parliamo piace di molto. barbe. Questa, Attenzione, perché Maurizio. bisognerebbe capire anche se la barba è affascinante E oppure adesso te lo dico. no. Ah, bene. C'è chi preferisce uomini con o senza, ma sappiate che per far crescere la barba, che farla crescere comunque ha benefici per la salute. Ah, Perché però. le barbe possono prevenire allergie, attacchi d'asma, eruzioni cutanee e sono efficaci nel proteggere la pelle dal Ah, sole. Infatti, vedi. quando tu hai giocato a padel, Sì. se tu poi togli la barba sei tutto Sono tutto bianco, bianco, certo, capito? E sono protetto, invece no. certo. Però, Dovresti come provare dicevi con tu, una volta, voglio il giorno vedere. dopo senza barba, Sì, Mauri, così ti vediamo. no, ma anche no. Ecco, allora, gli uomini con la barba hanno più fascino. Non Davvero? te lo volevo dire, però. Ah, vabbè, vabbè. Da domani tutti con la barba. C'è Matteo che è senza barba e da Certo. domani sarà Bravo. tipo te. I pro della barba. Sì. Allora, diciamo che intanto confonde l'età anagrafica, Mauri, ecco perché ti è andata bene. Questo te Perché lo la potevi barba risparmiare. invecchia, però non invecchia in negativo, capito? Attenzione, attenzione. Invecchia, per essere meno drastici, diciamo che rende più maturi, quindi Sì. Mauri, sei un bel maturone, Sì. ecco. Però posso dire una cosa? Poi dopo Certo. continui. Sfatiamo sta cosa che l'uomo quando invecchia è interessante e la donna no? La vogliamo No, sfatare questa? assolutamente sì, ma Oh, che perché ci sono scherzi. delle donne straordinariamente belle e affascinanti anche sopra i 50 anni, punto. E qui Assolutamente, è così. verissimo, Oh, verissimo. ecco. Quindi se siete indecisi sul far crescere o meno la barba, sappiate che internoste tanto non ci sente nessuno, con la barba siete tutti molto più gnocchi. Più gnocchi. Funziona così. Anche Saluto perché, agli gnocchi. salutiamo gli gnocchi, Sì. la barba può anche celare i difetti e le imperfezioni, Mauri. Cioè, Anche, se tu certo. sotto ci avessi, non so, un neone così, Sì, non si o una vedrebbe nulla. cicatrice. Una cicatrice. Tipo servirebbe a me.
Certo. Non si, però per quello c'è Massimo Di Giuli, quindi esatto, certo, una soluzione a tutto. Noi in un modo o nell'altro lo salutiamo, il dottore, certo, in un modo o nell'altro siamo parati, mm-hmm, comunque. Mm-hmm. Ecco. E i contro, però, perché ci sono anche dei contro, vabbè, certo, è che ha bisogno di cure costanti. Quindi, Mauro, io ti vedo là, bravissimo, la mattina che stai là e dici, mamma mia, però la degli, devi fare. Ci sono degli shampoo adatti ed esclusivamente per la barba. Tu usi un shampoo barbuto? Olio. Come no? Cioè, vedi? Io l'olio. La barba va curata, va trattata con delle sostanze particolari, adatte proprio alla barba, dei shampoo particolari, non è una cosa semplice. E soprattutto aumenta il rischio di apparire sporchi, quindi se non la curi, giustamente, esatto, come dicevi tu, bravo, poi risulta unta, passatemi questo termine, sì, che non, certo, è meraviglioso, certo, però certo, bisogna, ecco, lavarla molto spesso, certo, lavarsi, certo, sarebbe meglio, quindi prendersene cura, esatto, a prescindere, lavatevi sempre, a prescindere. Insomma, però la barba va messaggio curata, positivo, va curata ancora di più, tanto voi quando vi struccate o vi truccate usate dei prodotti particolari, assolutamente, la stessa cosa va per gli uomini. Comunque volevo far notare che hai detto una cosa importante, lavatevi sempre. Durante il periodo sempre, Covid c'era, si giravano ovviamente le locandine. No, no, una cosa seria. È vero, cioè, ho capito, ma che vuol dire lavatevi? Giravano le locandine. Cioè, diciamo di noi, sì, lavatevi, sì, sempre. Guarda, non è scontato. Soprattutto viaggiando, ecco, le locandine che venivano mandate durante il periodo Covid, quindi sì, l'informazione come si lavavano le mani, sì, eccetera, le mani, qualcuno ha frainteso l'informazione e invece di lavarsi tutto in più meglio le mani, si lavava solo le mani. Ecco. E comunque il Covid è finito, quindi adesso potete, quindi, anche ricominciare tutto. Vabbè, cioè, comunque io mi dissocio da questa cosa. Sì. Vabbè, insomma, ragazzi, dai, su, c'era da dirlo, ragazzi. Vabbè, c'era, lavate, è così bello. Comunque sappiate che donna barbuta è sempre piaciuta. Sei sicuro? Volevo molto più. Guarda, io ti vorrei vedere. Un saluto a Francesca con la barba. Io mi quindi io la vorrei vedere con la barba. Una volta le donne non si depilavano. Una volta le donne non si depilavano. Vabbè, una volta, adesso una volta, non è, cioè, passato. Se, cioè, se andate a vedere le immagini, scusate, se andate a vedere le vostre nonne, insomma, che erano bellissime, magari qualche baffetto ce l'avevano. Sì, pure vabbè, ma a te piacciono? Lascia stare la ventilazione ascellare. Le donne barbute ti piacciono? No, a me, ma perché io faccio parte di questa generazione qui che magari, ecco, la donna barbuta magari non piace. Però magari, che ne so, 100 anni fa la donna barbuta... Guarda che comunque si è aperta una questione su questo, cioè i giovani d'oggi... Guarda se ci scrivono qua. Addirittura decidono questura, se non depilarsi o meno, perché non ne fanno, insomma, una questione è di... È vero, no, è una scelta. Diteci cosa ne pensate, al 320-2393-833, qualsiasi, insomma, sia, sì, la vostra opinione, noi siamo curiosi di saperla. Sì, noi siamo aperti a tutti i peli. Ah, questa la potevi risparmiare. Questa era un pochettino. E va bene così. Possiamo chiudere qua. Sì, possiamo chiudere, sì, qua. Sì. Abbiamo un altro collegamento tra un pochino. Linea a te, Daniele. Vai. Lavatevi sempre. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Bene, rientriamo in diretta, ci avviciniamo al weekend, eccolo qua, sabato e domenica, insomma, come diceva in apertura il nostro direttore Claudio Michalizio, insomma, insomma, il tempo non dovrebbe essere tanto clemente. Lo chiediamo direttamente al nostro Peppe Cariti, che è il punto di riferimento per quanto riguarda il nostro meteo, non soltanto a livello regionale, ma insomma a livello nazionale. Peppe, ciao, buongiorno e bentrovato. Ciao Maurizio, buongiorno e grazie, grazie mille per le belle parole. Che cosa ci aspetta in questo weekend, Peppe? Dacci delle notizie, speriamo buone, dal punto di vista meteorologico. Sì, diciamo che purtroppo non ci sono ottime notizie, anche se non sarà tutto così funesto come potrebbe sembrare. Arriviamo al fine settimana dopo un paio di giorni davvero molto caldi. Abbiamo vissuto, stiamo ancora vivendo, soprattutto al sud, la prima ondata di calore della stagione, che è arrivata perfettamente nei tempi, quindi in concomitanza con il solstizio d'estate, che quest'anno è caduto proprio il 21 giugno, e le temperature hanno raggiunto il picco più alto, il clou di questa ondata calda, nel pomeriggio di ieri, quando Roma ha raggiunto i 38, addirittura in alcune zone del centro i 39 gradi, ed è stata la città più calda d'Italia in assoluto. Non parliamo di temperature esagerate, tutti gli allarmismi sui 40-45 ovviamente erano assolutamente infondati, e soprattutto adesso questa ondata di caldo si sta per concludere e non verrà conclusa in modo così dolce, in modo graduale, ma ci sarà un brusco, un
Repentino crollo delle temperature già da stasera al nord e poi sabato in tutto il centro-sud. Saranno delle temperature che piomberanno ben al di sotto delle medie del periodo. Il weekend sarà abbastanza fresco, soprattutto nelle regioni adriatiche, e tempestoso, con dei temporali, delle piogge che colpiranno in modo particolare sabato mattina la Romagna, le Marche e poi nel pomeriggio il Lazio, l'Abruzzo e la Campania, mentre domenica il maltempo si sposterà al sud. Quindi comunque le notizie per l'area capitolina, per l'area di Roma, sono così instabili, perturbate per quanto riguarda la giornata di domani sabato, però domenica tornerà a splendere il sole, e tornerà a splendere il sole con temperature più gradevoli, quindi nelle massime non andremo oltre i 27-28 gradi, e anche nei giorni successivi, per tutta la prima parte della prossima settimana, tornerà il sole, ci sarà bel tempo, ma con temperature massime sempre gradevoli, 28-29 gradi, direi una fase dell'estate particolarmente mite, senza eccessi di calore. Quindi non so qual è la notizia migliore o peggiore, in quanto in queste situazioni, più che la rinfrescata, a molti sono preoccupati dall'eccesso di caldo, quindi credo che in tanti, ma anche per le piogge, Le piogge, seppur in concomitanza con il weekend, comunque il fatto che la temperatura rinfreschi un po' sarà comunque gradito da molti. Perfetto, grazie Peppe, buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ciao Peppe, per inizio settimana. Grazie a voi. Grazie a Peppe Caridi del meteoweb.it.eu, insomma, se volete consultate chiaramente il sito curato da Peppe Caridi. Allora, noi continuiamo con la posta del cuore, vediamo un po' la posta del cuore, insomma, che notizie ci dai, carissima Eleonora. Allora, attenzione, perché questa è tosta, parliamo di suocere. Vabbè. Cari Maurizio, Giulia, Eleonora, io e il mio ragazzo siamo fidanzati da 3 anni e mezzo, di cui 2 di convivenza a Milano, che non è la nostra città. Siamo partiti per lavoro, abbiamo preso casa insieme, stavamo bene, discutevamo raramente, sempre per cose di poco conto. Dopo questi 2 anni lui ha avuto la possibilità di un trasferimento a Roma, la nostra città, dove vivono anche le nostre famiglie. Mi sono sentita al settimo cielo, la vita a nord non mi faceva impazzire. Peccato che, tornati a Roma, si è iniziato il putiferio. Abbiamo cominciato ad avere qualche problema economico e adesso dovremo finalmente riuscire a riprendere una casa insieme, ma non riusciamo con le spese, e quindi il mio fidanzato mi ha chiesto di far vivere la sua mamma con noi e creare una stanza in più per lei. Per me è assolutamente no. Cosa mi consigliate di fare, Maurizio? No. Vai! Per me è assolutamente no. Allora, intanto da Milano a Roma c'è molta differenza economica, detto tra di noi, cioè Milano costa molto di più. Quindi ce la fate lo questa stesso, cosa ragazzi. È strana. Questa cosa è strana, no? Nel senso che dovrebbe essere il contrario per quanto riguarda gli affitti, a meno che, insomma, tu abbia deciso di, non so, di andare a vivere a Roma Nord, quartieri che sono un po' più dispendiosi. Però uomini mammoni però, che ha 50 anni aspetta vivere con mamma, insomma, secondo me io capisco, allora, che cordone ombelicale, insomma, no, ragazzi, però una differenza, però, perché un conto è che magari o la mamma ha bisogno di cure, di sostegno, o magari, ecco, anche di aiuti economici, da dove deriva ovviamente, non so se dalla coppia o dalla insomma dalla mamma. Un conto invece è andare a vivere con la mamma per non si sa quale motivo, quindi mammoni, Giulia è diplomatica, giusto, ha ragione. Vabbè. Comunque se possiamo evitare le mamme, evitiamo dentro casa, le evitiamo. Evitiamo. Se andiamo avanti. Solo ogni tanto, per il pranzo domenicale. Esatto, una volta dove porta tutto lei, tra l'altro. Vai. Allora. Bene, anche così. Colpo di scena. Cari Maurizio, Giulia ed Eleonora, la frase sempre più frequente è: non sei destinata a stare da sola per sempre, nessuno lo è. Voi lo dite spesso e lo leggo dappertutto. Questa frase mi suona tanto difficile da comprendere, perché io da 14 anni ho scelto di stare da sola dopo 19 anni di relazione con il primo uomo della mia vita, padre di mio figlio e anche l'unico mio amore. Perché dopo i primi tempi in cui forse mi pesava un po' essere sola, ora vivo una vita serena, piena, e sono convinta che fosse scritto nel mio destino. Bravo. Perché secondo voi le persone sole vengono viste sempre con un cattivo occhio? No, è vero. Come si chiama lei? Allora, lei si chiama Martina. Martina, hai fatto benissimo. Applausi da parte mia. Perché brava, se stai Martina. Se stai bene con te stessa, stai bene con tutti. E poi ti dico anche una cosa importantissima, che può sembrare banale e scontata. Da sola è un conto, per conto proprio è veramente tutto un altro significato. Quindi attenzione anche alle parole che diciamo, perché il nostro cervello poi le spinge a pensarla così. Non sei sola, sei per conto tuo. Essere sola vuol dire non avere gente intorno che ti vuole bene,
tu sei per conto tuo, è una scelta, io la condivido appieno se sei felice. Bravo. Quindi ce l'abbiamo un'altra, ce la spariamo per ultimo. La vai. Vuoi? Sì, sì, sì. Allora, vediamo un po', sì. Vediamo un po'. Una un po' più, come dire, tranquilla. Ne vuoi una più tranquilla? Sì. Ci vuole tanto per cercarla, sì, una più tranquilla. Caro Maurizio, stiamo tutti inguaiati. Stiamo tutti inguaiati. Allora, caro Maurizio, in questa vostra rubrica si parla sempre di vita vera, di amore, di incontri, di scambi e di svolte che rendono possibile parlare di prima e di adesso. Sì. Ma se una persona non trovasse le coincidenze per incontrare questo amore ai giorni d'oggi, come deve fare? Se la sua esistenza non le mette nelle condizioni di intrecciare un'altra persona, deve rinunciare o deve continuare a cercare? Non bisogna cercarlo l'amore, arriva. Giulia. Ti pareva, quando le cose difficili sempre... Giulia. Vabbè, non è difficile questo. Dai, no, questo non è difficile. Dai. No. Non l'amore cercare ossessivamente l'amore. L'amore arriva. No, arriva. Esatto. Allora, arriva. Una cosa che ho passato proprio sulla mia pelle, che anche io insomma cercavo, che mi chiedevo, poi è arrivato un periodo in cui non volevo assolutamente nulla e poi proprio arrivato. In quel momento è arrivato arriva. Il principe azzurro. Quindi, sì, esatto. No. E quindi, e poi provando un sentimento mai provato prima. Quindi questa cosa che l'amore vero arriva quando meno te lo aspetti è verissimo, è una cosa vera. Sì, hai visto? Sì. Perfetto. A proposito di amore vero, c'è il piatto del giorno. Oh, indovinate l'amore un po' che per cos'è. Il cibo, un amore molto dolce. Per il cibo. È un amore, parlavo molto proprio dolce. Di questo. Dolce. Vediamo il video. Attenzione. Oh. Crema di limoncello, meno crema male, questa è facile, che già, allora... Questa la sai fare? Questa, tutti i giorni, guarda come c'è mi la guarda. C'è la besciamella. Il direttore Cassini, se lo salutiamo. Non è la besciamella. Ingredienti, limoni, alcol, zucchero. Sì. Signora, i limoni? Laviamo accuratamente i limoni. Cassinis, certo. Fino a qui vado bene? Sì, meno sì, male. Sì. Allora, li laviamo e li spazzoliamo. Perché si usa la spazzolina, Mauri? Non lo so, io userei la ramina addirittura per pulire... Per togliere le impurità. Attenzione che... meno male, perché l'ho passata questa, l'ho capito, passata. Vabbè, ma la ramina pulisce ancora più approfonditamente. Ma con la ramina ce lavi i piatti, non è igenico. Ma no! Nuova, la prendi nuova. La ramina. Ma la prendi nuova e pulisci. Vabbè, vedi come spazzo lì. Io con cioè, il piatto del giorno me lo godo, mi metto da parte e ascolto i vostri litigi, i vostri attacchi. Vabbè. Asciughiamo e togliamo la buccia del limone. Vabbè, fino a qua ci arrivo anch'io. Mica lo so. C'è il pela limone, c'è il pela limone, esatto. Lo trovate su Amazon e in tutte le piattaforme, scritto dice proprio pela limone. Allora, sì. Questo secondo me poi si vabbè, utilizzerà. Questo è lo stesso delle patate, dai, insomma. Oddio. Non va preso il bianco che amaro. Ecco, okay. Non va preso il bianco che amaro, ci dicono dalla regia e dalla direzione. Non va preso il bianco perché amaro. Mi sento come all'esame di maturità. Va bene, comunque, vabbè, continuiamo a sbucciare. Sì, perché poi sostanzialmente credo che siano le busce poi, no? Sbuccia, è certo, quello che dà poi il sapore, certo. Il bianco fa amaro, quindi... Chissà se questo invece di limoncello... Prendendo le bucce dell'arancio si può fare anche l'arancello. Eccoci qua, l'arancello ci dicono di sì. Per favore aprite la porta e facciamo uscire queste stronzate. Giulia! Attenzione, c'è il beep. C'è il beep in diretta, c'è il beep. Scusate, però ragazzi, no. C'è lo zucchero, attenzione, stanca. Fermi. C'è tanto zucchero. C'è tanto finito? Fermata così? Finito così? No. Okay. Questa non è besciamella, ragazzi. No, assolutamente no. No, questa non lo è. Non lo è. E quindi proseguiamo. Con vabbè, lo spengiamo, spengiamo e facciamo chiaramente posare, freddare, poi, sono? Spaghetti? Ah no, allora, ecco il succo di limone che ragazzi, finalmente è pronto, il succo della buccia di limone esatto. Va mischiato con lo zucchero, con l'acqua e con l'alcol, vero? Lo vogliamo fare ragazzi? Lo voglio mangiare, lo vuoi fare? Bere? Più che... Sì, facciamolo. Dai, lo facciamo, dai. Ragazzi, io voglio solo mangiare di questi piatti. Però questo è alcol vero, abbiamo detto fino adesso di non bere, ragazzi, non si può. Oh, si può anche nel senso che dai. Ecco, va in freezer, addirittura due settimane. Ah, però vabbè. Se no non diventa. Questa è la crema di limoncello, eccola buona, qua. Però, però d'estate si può fare. Una limonata proprio, capito? Una cosa Cassini, si ti piace questo? Ce lo possiamo direttore, prendere prima di andare in diretta? Vedi, no, si può fare. No. Un applauso a chi ha scelto questo dolce. Bravo. Perché insomma la crema di limoncello ha il suo perché. E anche bravo a Cassinis che ci ha detto che il bianco fa acido. Quindi lo evitiamo. E anche l'arancello. Come piace appunto a Giulia. C'è l'aforisma, dottoressa. Torni in sé, per cortesia. Prego. Io devo tornare in me. Sì, sì. C'è qualcosa che non può. Sì, qualcazza. Esatto. Come? Qualcazza? Ragazzi, oggi siamo. Ha detto qualcazza che non c'è. Vai.
Vabbè, credete a chi cerca la verità, non credete a chi la trova. André Gide, scrittore francese. Questa mi piace molto. Brava, mi piace pure a me. Questa mi piace molto. Molto brava. Brava. Dove le trovi queste cose qui? Non te lo posso dire. Va bene. Allora, siamo addirittura di arrivo. Noi ci rivediamo il lunedì prossimo. Ma è il lunedì, mare, che cos'è? Mauri? 26. Lunedì 26. Attenzione, lunedì 26. E vi posso garantire che la prossima settimana abbiamo bei collegamenti anche a livello artistico. È vero. Sorprese, sorprese. Non vi perdete questa prossima settimana. Un sacco di artisti. Allora, buon mare, buon tutto. Insomma, fate sport se potete, anche se il tempo magari non lo permette. La barba, Mauri, ricordati la barba. La barba me la faccio, la sistemo, la curo. È stato un piacere. Grazie alle Charlie's Angels, grazie alla regia. Noi ci vediamo lunedì. Buon weekend. Ciao. Ciao, ciao, ciao. A casa di amici. Il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli.